Eccomi qui, ero in uno stato pietoso, nel senso che ero in pigiama, senza trucco, ok, mi conoscete senza trucco, però delle volte diciamo che non sono proprio in forma, ecco. Allora, Chris si è svegliato, io sto pulendo un po' il bagno, ho messo a lavare le scarpe, se sentite il rumore perché sto lavando le scarpe di ginnastica le Superga, quelle là di stoffa delle bambine, perché ormai, no le Superga, le mie le Superga, come si chiamano? All Stars? Converse? Ok, vabbè, non sono esperta. Comunque gliele sto lavando perché appunto, visto che le vanno ancora, le bambine vanno, visto che le bimbe vanno, gliele le possono utilizzare per andare a scuola, uscire, sono comunque ancora nuove, quindi. E niente, mi sto pulendo un po' il bagno, ho fatto i vetri, e ora mi sistemo un po' queste cosine, faccio il mio letto. Intanto il robot ha già iniziato ad aspirare tutto, ho messo sul pranzo, oggi pasta e ceci, dovevo uscire, alla fine è andato mio marito a portare dei fogli a Alessa che servivano e niente, adesso mi metto alle pulizie. Comunque ho chiamato di nuovo Ups, mi hanno detto che oggi in teoria è in consegna il mio pacchetto, la famosa scala, quella decorativa da mettere nel bagno nuovo, quindi... Speriamo bene. Ho fatto degli ordini, questi giorni sono in vena di acquisti e mi devo dare un po' una calmata perché sto veramente esagerando. Pensate che ho 6 pacchi in attesa, aspetto niente di chissà che, non pensate. Ho preso i correttori di Amazon, vi ricordate che vi ho fatto vedere che c'è l'offerta? Andate a vedere se a voi piace il correttore di Maybelline, andate su Amazon perché ce n'è 2 al prezzo di 1, quindi io l'altra volta li ho comprati, ma ho sbagliato tonalità e mi è arrivato un po' scuro, però andrà bene tra qualche mese. Però mi sono ordinata anche quelli chiari perché comunque li utilizzo, quindi li ho presi, quindi oggi mi deve arrivare quel pacco, in teoria la scala, e poi aspetto uno di Shane, uno di Casa Shop perché mi sono ordinata lo specchio da mettere nel corridoio dove ho la scarpiera, quindi sempre cose per la casa, e quindi vabbè, altre cosine, altri acquisti, e quindi così. Comunque io per il bagno utilizzo tantissimo questo qua, l'adoro, cioè a parte il profumo che è veramente molto delicato, quindi mi piace tanto, però mi piace proprio come disinfetto, disinfettante, veramente pulisce benissimo. Io ora lo metto su sui sanitari, lo lascio agire un pochino e poi vado a pulire. E il mio bagno è a posto. Comunque ragazze, questa tenda mi fa letteralmente pena. Sto pensando di fare qui lo stesso sistema binari come ho in sala e nel bagno davanti, però momentaneamente, finché non mi decido, andrò all'IKEA a prendermi quelle lì che avevo prima, semplicissime, perché questo sistema non mi piace proprio, non mi piace, punto. E niente. E ora tocca alla mia camera. Volete immaginare il casino? Ho messo già sui tappeti, ma adesso mi sistemo tutto. Alla fine, non ve l'avevo fatto più vedere, ho sistemato diversamente, ho fatto giusto qualche modifica. Cioè, qui avevo quei pennelli che non utilizzavo, cioè utilizzavo di meno. Allora qui ho messo le mie palettine più, diciamo, giornaliere. Qua i pennelli che utilizzo di più, le palettine varie. E qui niente, ho aggiunto le mie cosine che utilizzo, che intanto avevo appoggiato, che c'era un casino quella sera. Qui, nei prossimi giorni, spero di riuscire ad andare... da IKEA, perché devo comprare questi contenitori, perché fin qua
Anche qui ho tutte cose che utilizzo molto meno. Queste cose non ve le ho fatte vedere l'altra volta perché veramente c'era un casino. Però qua ho tanto, tanto altro make-up da sistemare. Vedete? Qui tutte matite labbra, matite occhi, vabbè viceversa. Occhi e labbra. E qui tutte cose per le sopracciglia. E qui devo comprare altri contenitori perché giustamente così. Qua sono quei pennelli che utilizzo di meno, che tra l'altro sotto ne ho altri. Qui devo comprare quei contenitori perché qua è tutto random e quindi non va bene. E poi vabbè, così via, altri rossettini, vabbè. È arrivato il pacco, ma guardate in che condizioni. Cioè, boh, vedremo com'è all'interno. Sono arrivate le scale. Sono arrivate le scale. È arrivata la scala. E metterci le cose sopra. Eh sì. Come ci mettiamo poi? Vediamo. Innanzitutto vediamo se è intero. Aspetta. Guardi. Così tiene. Ok, così. Mamma, prima di aprirlo. Sì. Ma aspetta un attimo prima di comprarlo. Volete fare la giravolta? Io lo baio, lo baio, lo baio, lo baio, lo baio. Io il ballo, io il ballo, io il ballo, io il ballo. Vabbè, litighiamo oggi. Oh, non è una cosa che posso fare. Ragazze, posso dire ufficialmente che il bagno è concluso. Sono strafelice, adesso ve lo faccio vedere immediatamente perché vi ho detto nell'ultimo vlog, come vi ho detto nel... Come vi ho detto nell'ultimo vlog, sabato siamo andati a ritirare i lampadari, quindi è arrivata la scala. Ovviamente ancora non sono sicura di cosa ancora metterci sopra, però man mano addobberò meglio. Voilà! Allora, qui vabbè è rimasto tutto uguale. Ho messo la piantina qui, ho cambiato un po' solo la disposizione, però ancora tutto unì. E qui ragazze, guardate... Strafelice, la scaletta non ho preso quella altissima perché non volevo una... non la volevo riempire il bagno, però guardate quanto è bella. Ovviamente qui sono ancora indecisa sulle piantine, forse qua ce ne vuole un'altra più piccola, non lo so, vediamo. E guardate il pezzo forte, il lampadario, uno è qui, uno è questa, si spengo così magari lo vedete. Abbiamo scelto la linea molto molto moderna, semplice, nulla di chissà che elaborato. E quindi, e qui invece abbiamo messo questo lampadario qua, che io amo letteralmente, sono strafelice di questo lampadario, sono veramente, veramente felice. Ovviamente è una luce a LED, questo qua si può girare, magari se spengo vedete meglio, questo qua si può girare, regolare come a piacimento, si può mettere il quadrato internamente, ma a me piace tantissimo così. Quindi, questo è il bagno terminato. Ovviamente dobbiamo attaccare un appendi asciugamani, ancora il rotolo per la carta, accessori, il mobiletto per gli accessori che ci siamo pentiti di non aver fatto il buco al muro, quelli lì proprio interni, ce ne siamo pentiti tantissimo, quindi ci manca un porta accessori, così anche qui si toglie le cose da terra, però diciamo che ormai il bagno è concluso veramente, ecco. Sono veramente, veramente orgogliosa di questo bagno, di come è uscito. Poi anche la scaletta, mi ha fatto tribulare che non arrivava il corriere, però è molto carino, eh? Che ne dite? Datemi voi un consiglio su cosa mettere qui sopra. Gli asciugamani adesso andrò a cercare quelli della stessa tonalità, in modo tale che diventa un unico... diventa un tutt'uno, ecco. Diventa un unico colore. E qui sopra non mi convince, non lo so, vediamo. Comunque veramente ci ha fatto tribulare questo bagno, quindi sono felicissima del risultato. E adesso mi chiudo il treppiedi. E Christian prima, mentre lo montavo, anzi, pensavo di non riuscire a montarlo, alla fine è stato facilissimo. Dimmi. Io su YouTube vado a fare uno... Veramente, guarda un po'. Sabato siamo andati a tagliare i capelli a questo cucciolo. È vero, amore?
Lo scotch, guarda, appena fatto l'aspirapolvere, guardate, è già a terra. Neanche il tempo di pulire e già c'è un macello. Devo ancora fargli il letto. Sono un po' in ritardo. Prima di andare in cucina devo andare a prendere, a tirar fuori le scarpe come se lavatrice, perché già è terminata da un po'. E infatti, poi vediamo come sono uscite. Sì, dai, niente male. Ci sono delle macchie che purtroppo non riesco a togliere, delle macchioline che non ho idea di che cosa siano, però e infatti anche qua è rimasta. Non lo so che cos'è. Ci sono delle macchie che niente da fare. Queste ormai, anche queste, però per giocare fuori, per andare in giardino, vanno benissimo. E quindi stendo e poi in cucina. Vai. Ma come fai? No, ma tu sei veramente, hai le memorie fotografiche, che è una cosa assurda. Tocca di ruote. Oggi no, l'immagine, anche il giorno in cui fu veramente toccinato in Sicilia, era la macchina. No, non mi ricordavo niente. Vai, tocca a te. Ah, col bacchione. Non ti fa! No, cri. Si riteneva sempre nello strato e non. Let's sing a song full of hope, full of pain. Why don't you sing along, my friend? For it's our last refrain. Forever young, ever strong, ever brave. Memories like this never end. No, they don't fade away. So when I'm gone, and when I'm gone, I'll be right there, close to the sun. Keep holding on. Ragazze, alla fine siamo ritornate al Campania. E sono andata alla Maison du Monde e ho preso alcune cosine che dal sito sembravano un po' più grandi, ma alla fine era molto piccolo ma molto carini. Faccio vedere. Ho preso questo vaso che dal sito sembrava più grande. C'era scritto che era abbastanza piccolo di misura, però non pensavo così piccolo, però comunque molto bello e mi è piaciuto e l'ho preso. 7,99€, veramente carino. Questo è la Maison du Monde. Poi da Zara ho preso questo pantalone, che io, questo è il modello di pantalone che utilizzo di più. L'ho preso beige, aspettate, con una mano. Oh, ho preso una L, veniva 22,95€, molto carini. C'erano anche verde militare e lo so che non si vede niente, verde militare e nero e beige. Morbido, mi piace tantissimo, ce li ho sempre neri e quindi avevo voglia di chiaro, quindi l'ho preso. E sempre chiaro, ho preso questo qui che le bimbe ce l'hanno identico, ovviamente parecchie taglie in meno, però vabbè. E ho preso questo jeans a zampa, e questo veniva 22,99€. Adesso metto su la cena, già ho messo su un po' di minestrina e due patatine, queste qui che ho preso la Lidl, e anche due arancine, poi vediamo, non lo so, mi sto arrangiando perché già è tardi. Tra l'altro mi ha chiamato mio fratello mentre stavamo facendo un po' di shopping, che è venuto, è andato in vacanza dalla famiglia della fidanzata, e quindi al ritorno si è fermato e ci siamo visti, quindi è stato piacevole, ci siamo presi un caffè insieme, ovviamente devono viaggiare, quindi se ne sono andati via subito, però è stato bello. Comunque mi sono già andata a fare una doccia perché ho preso un'acquazzone che non vi dico, per prendere i panni fuori, perché oggi c'era una bellissima giornata, faceva caldo, ma purtroppo ho preso l'acquazzone, quindi già devo lavarli, adesso non vi dico, vabbè. Comunque mi sono fatta una doccia e devo rilavare i panni, purtroppo. Quindi io mi raccomando, io vi saluto qui, mi raccomando mettete un pollice in su, qui c'è il piccolino che si è addormentato in macchina, poverino, era stanco. E niente, quindi ci vediamo al prossimo video, ciao!